Ciao amici, come vi ho fatto vedere in questo video, qualche giorno fa ho ricevuto un pacchettone regalo dalla Foodspring. Gli amici trendy e sani che hanno visto il video sanno che c'erano anche due prodotti top secret che non ho potuto aprire, unboxare ancora. Bene, il divieto è scaduto e quindi li spacchettiamo insieme subito. Sono curiosa. Rompiamo la carta. Eccolo qua, special. Wow, sono due vasetti di marmellata Foodspring che io adoro. E c'è una novità, sono due gusti limited edition per l'inverno. Tenetevi forte, mele e prugne profumate di cannella. Per gli amanti della cannella e delle confetture senza zucchero sono una vera delizia, ci scommetto. E come si dice in questi casi, la morte sua è farci un dolce light e goloso. Ora vi spiego una ricettina facile facile, veloce veloce, che è quella che faccio io a casa quando ho voglia di qualcosa di dolce ma non ho voglia o tempo di farmi un dolce. Vi piace l'idea? Allora mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Il mio dolce è una sfoglia frutta, marmellata e cioccolato. Io la faccio con una base di pasta sfoglia già pronta, bio e senza glutine perché non lo mangio, sono intollerante, ma se voi avete tempo potete farla anche a casa o prendere una base normale. In ogni caso una pasta sfoglia è sempre più leggera di una torta intera con quelle basi piene di zuccheri e di creme e di tanta roba. Ecco la ricetta. Prima accendete il forno a 180 gradi, srotolate la sfoglia, la stendete e ci mettete un po' di marmellata su tutta la superficie. Poi mettete della frutta tagliata a dadini piccoli, la frutta che avete in casa va benissimo, mele, pere, banane, quella che c'è. Anzi, se avete frutta che è un po' avanti, che è molto matura, va ancora meglio, così la torta viene più dolce e evitate di sprecarla. Farcite la sfoglia con la frutta, soprattutto nella parte centrale, e poi prendete una barretta Foodspring, una di quelle proteiche al cioccolato extra, e la sbriciolate dentro la sfoglia. Io ne ho sempre in casa perché se ho voglia di qualcosa di dolce, mi risolvono un sacco di problemi. Chiudete i lembi della sfoglia verso il centro come fosse un bello strudel e infornate per 15 o 20 minuti, dipende dal forno, finché diventa bello dorato e il vostro dolce è pronto. È un dolce velocissimo da fare, avete il vantaggio di non dover usare lo zucchero perché comunque la marmellata, le confetture, la barretta sono già dolci e non contengono zuccheri aggiunti. Per conoscere le caratteristiche e le qualità delle marmellate Foodspring potete guardare questo video perché ne ho parlato. Prima di salutarvi ci tengo a dirvi che sul sito della Foodspring trovate queste due confetture in una pratica confezione molto bella, la Winter Box o Sapore d'inverno, a un prezzo conveniente. Grazie agli amici della Foodspring per aver sponsorizzato questo video e grazie al codice sconto VignaliPiccoloYTGrande con cui voi amici potete risparmiare il 15% su tutti gli acquisti dal sito della Foodspring. Ora condividete questo video e questa ricetta con tutti i vostri amici e condividete lo sconto perché, come dico sempre, risparmiare fa bene alla salute. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo, ma sempre più trendy e sani, con Simona Vignali naturalmente. Ciao! Noi ci vediamo al prossimo video.